Circe non amava la compagnia, preferiva avventure occasionali. Se ne stava sola sull'isola di Ea a prendersi gioco delle sventure dell'uomo. Era esperta in pozioni ed ogni sorta di incantesimo. Dea tremenda, donna dalla voce come il cristallo, maga dai molti farmaci. Quando Ulisse attraccò la nave al suo porto, dagli ormeggi udirono Circe che nel suo palazzo con bella voce cantava tessendo una tela. Grande, immortale, come sono i lavori che compiono le dita delle dee. Molti uomini dell'equipaggio furono mandati ad esplorare, ammaliati dalla sensuale Circe che li invitò ad entrare. A banchetto li convinse a restare e dopo averli ingozzati dei più deliziosi manicaretti, tutti i maiali si videro trasformare. Ulisse adirato andò in soccorso dei compagni, ma stavolta il dio Hermes lo volle aiutare. Gli donò l'erba moli, quale antidoto ai veleni di Circe, che stavolta Ulisse non riuscì ad ingannare. Ed egli, rimasto ad Ea, per 13 lune ne fece la sua compagna. Poi l'abbandonò. Oh Circe, tremenda Circe, il tuo desiderio di potere non poté nulla contro il potere del desiderio.